Salve a tutti e bentornati in questo nuovo episodio del Let's Play di Advance Wars 2 Black Hole Rising. Riprendiamo esattamente da dove ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio, in cui abbiamo in pratica distrutto 9 navi da guerra con Jess, questo nuovo ufficiale comandante di Green Earth. Salve a tutti e bentornati in questo nuovo episodio del Let's Play di Advance Wars 2 Black Hole Rising. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, quindi dopo aver distrutto 9 navi da guerra che al momento erano ferme in porto per riparazioni barra rifornimenti, con l'aiuto di Jess, quindi il nuovo ufficiale comandante di Green Earth che c'è in questo gioco, abbiamo sbloccato 3 nuovi livelli. Quindi i secondi 3 livelli, perché qui mi sembra ci siano i primi 3 livelli con i 3 ufficiali comandanti iniziali. Poi una volta ne batti 2, sblocchi altri 3 livelli. Una volta batti anche 2 di questi 3 livelli, sblocchi il livello finale. Per di più abbiamo trovato anche la mappa, la mappa del laboratorio, e infatti è questa. E quindi questa è la classica missione che abbiamo trovato anche nelle altre 3 campagne, in cui appunto bisogna conquistare il laboratorio nemico per rubare i progetti per il Neotank, che potrebbe essere una cosa molto interessante, soprattutto se ti chiami Jess. Quindi let's go. In base alla mappa trovata, il laboratorio dovrebbe essere qui vicino. Dunque, questi criminali stanno progettando un nuovo carro armato. Così pare. Da quanto ne sappiamo, il contingente di guardia è piuttosto ridotto. Quindi, se abbiamo intenzione di attaccare, meglio farlo subito. Sono d'accordo. Sono d'accordo una volta tanto. Cosa c'è? Finalmente, almeno sono... Ah, basta personaggi che dicono quello che dico io! Entrambi stiamo cercando un piano per salvare Green Earth. Mi pare che essere d'accordo su alcune parti del piano sia normale. Esatto. Eagle ha perfettamente ragione. Oh, due cose, fermi tutti. Ok, non dirò altro. Bravo. C'è una cosa che mi preoccupa però. Una potente armata nemica è in avvicinamento. Quando arriverà qui? Secondo le informazioni, tra circa 10 giorni. Quindi tipo, in questa missione devo difendere il laboratorio per 10 giorni? Quindi dobbiamo riuscire a conquistare il laboratorio prima. No, come è strutturata questa missione? Saranno 9 giorni di fuoco. Ok, dunque abbiamo una scelta tra Eagle, Drake, che ancora non abbiamo visto. Come si fa? Okay. Drake, espirata coraggiosa e spesso calma, le acque tra Jess e Eagle hanno il mare aperto e all'altitudine. I raggi azioni delle unità navali salgono spazio e il potenziale di difesa. La pioggia non ne riduce la mobilità. Ah, sì, ok. Tsunami, causa un'onda marina e danneggia tutte le unità nemiche di un PV e ne di mezzo il carburante. Oh mio Dio, non voglio essere un sottomarino. Tifone, causa un'onda marina che danneggia tutte le unità di 2 PV e ne di mezzo il carburante. Ostacola l'avanzata nemica. Ho l'impressione che tipo contro Drake uno che usa Andy è tipo avvantaggiatissimo. Quindi uno il movimento in più a tutte le unità navali, però le unità aeree perdono un 10%, un 15% d'attacco, direi. Quindi, non credo che sia un ottimo ufficiale comandante, anche perché Jess, sì, ok, è buona, però è una missione in cui già abbiamo pochi turni. Prendiamo qualcuno che sia in grado di farci ottenere un turno extra, no? Quindi Eagle alla fine della fiera. Pericolo fatale. Missione 27. Avrò il nuovo carro armato nemico. Ok, dunque abbiamo una città. Ok, fermi tutti. Voglio subito un aeroporto. Qui c'è il quartier generale. Facciamo così, in maniera da prendere subito le posizioni in quella zona. Avanziamo con queste truppe. Ok, buono, mettiti sulla città, ti avanza, ma non su quella fabbrica lì. Qui costruiamo un meccanizzato. Può conquistare, ha un discreto potenziale d'attacco e
Qui costruiamo un'artiglieria. Qui c'è tutte queste strettoie, farà molto comodo avere in realtà molte unità indirette. Quindi, giorno 1 per Oak. No, dai, mi stai prendendo in giro. Così pronti via, ma tua mamma... Sì, pure elicotteri, poi... Ok, lì c'è un meccanizzato che è scappato in quella foresta, l'ho visto tantissimo. Quindi, allora, facciamo così. Così e blastiamo via quel tank. Demoliamo, cioè lo demoliamo comunque sia. Questo meccanizzato fa una finaccia. O comunque se ne busca. Ok, va benissimo, andiamo in hit. Sì, abbiamo dunque le unità navali che sono più deboli, però se ce l'ho... Beh, comunque sia non sono da buttare. Assolutamente no, eh. Finiamo il carro armato, sì. Mi sono occupato, bloccato la fabbrica, lo so. Però il prossimo turno io semplicemente posso fare così e blocchiamo l'accesso alla fabbrica. Guardate quanti soldi abbiamo. 18.000, abbastanza per costruire non uno ma due elicotteri d'attacco. Non ne utilizzerò tutti e due, ovviamente. Qui continuano a spammare i meccanizzati. No. Qui, ok, ottimo. Rimaniamo nella nebbia così almeno vediamo cosa stiamo andando incontro. Fine operazione. Ok, carro armato. E antiaerea alla tua mamma. Elicottero d'attacco che ora muore. Ma proprio easy. E poi, ok, questo è stato un ottimo attacco in realtà. Quanti elicotteri c'hai? Ok, ma fa... Aio. E anche questo farà malino. Quella fabbrica lì a nord non mi sembra una... che sia messa benissimo. Abbiamo anche l'abilità... quella... una delle due abilità pronte, ma non la utilizzerò al momento. Sì, pure in artiglieria. Poi c'è qualcos'altro. Mettiti qui e tieni la posizione. Non so che dirti, amico. Quindi, tieni posizione qui. Qui abbiamo bisogno di una bella artiglieria. Sì, un'antiaerea. E poi iniziamo a tirare giù questi elicotterini. Te vai giù. Te ne buschi quanto un noce. Oh. Peccato, vabbè, è rimasto un HP, ma che mi lamento poi. Aspetta. Te ti puoi rifugiare qui. E te o... Dai, ti prego, faccela. Credo in te. Credo in te. Non ce la farà mai. Rip. Ci ho provato. Ok, vai a riparare subito proprio. Elicottero costruito. No, muoviti qui, ok. E ora te sei in posizione buona. Cioè, quella foresta, questa foresta qui tra i boschi mi fa un pochino paura, perché potrebbe esserci qualsiasi cosa.
Anche un lanciarazzi per quello che ne... No, mi avrebbe già sparato. Potrebbe essere vuota allora. Boh, beh, direi por finire questo turno e vedere cosa succede ora. Il tutto mentre Hawk, mentre Maverick va per l'abilità speciale, quella Tempesta Oscura. Tempesta Oscura si chiama, giusto? No, perché non so come mai mi rimane più semplice ricordarli con i nomi, gli ufficiali comandanti con i nomi della versione americana. Quindi Kat si chiama... me li ricordo bene, dicevo, e non mi ricordo proprio come si dicono. Comunque sia, Hawk è il nome europeo dell'ufficiale comandante che nella versione americana, no, Hawk è il nome americano che hanno dato a Maverick. Ce la dovrei aver fatta a dire quello che intendevo. Ok, dunque, elicotterino abbattuto. Sparagli 1%. Oh, ok. Elicottero serve. Sì, ok, possiamo fare così, quindi 62%. Mentre si avanza, poi nave da guerra. Non mi sembra aver sentito nave, quindi sono abbastanza sicuro di metterla qui. Quasi scommettete che quella nave muore ora. Comunque, te vai giù. 5600. Non so cos'altro costruire. Artiglieria, hai 8 HP, direi che puoi anche metterti in movimento. E anche te ti puoi sistemare qui. Fine turno. Ok, lanciarazzi imboscato da qualche parte. Signora antiaerea. No, elicotteri. Sì, elicotteri. Carri armati medi. Non ne voglio sapere di medium tank. Oddio, a parte lì c'è la nave da guerra. Poi ci sono gli elicotterini pronti a rompere le scatole. Ok, quindi 28. Qui costruiamo un veicolo da ricognizione per la visibilità. Guerra. 53% sull'antiaerea. Ottimo, direi. Cruiser, col cruiser si fa poca roba, ok, artiglieria, piazzati qui, medium tank che avanza, 45% grande antiaerea, non è che anche se siamo... Sì, facciamolo. 25%, cioè con l'elicottero fare lo stesso danno che subisci a un antiaereo, tanta roba. Qui aspettiamo per costruire un bombardiere. Quindi passiamo il turno e via. Sì, come no. Fatti sotto. E questo è un altro motivo per cui non ho voluto costruire più di tanto. Ottimo, si sta ritirando. Porca miseria, ha fatto male.
Ok, non è una cosa che vedi tutti i giorni, però vabbè, cioè hai letteralmente fatto un HP. Ok, dunque. Guarda che cosa. Perfetto. Bombardiere costruito. Colpiamo, poi. Sì. Il 20%, gli elicotteri che fanno un primo assalto così. Ottimo. 7000, possiamo costruire un carro armato. Poi tetti sposti qui, 12%, ottimo. Artiglieria, sparami 24% a quel medium tank. Buonissimo. Tre HP anche a questo medium tank. Spettacolare, direi. Antiaerea che avanza, si posiziona qui, ottimo. E anche te, beh, approfittiamo che fa un piccolo graffietto a quella struttura. Te fin dove arrivi? Ok. Ok, dunque se mi metto qui te non dovresti essere in grado di spararmi e riusciamo a vedere anche cosa c'è nascosto là dietro. E ora. È il momento di utilizzare effettivamente Esercito Lampo e utilizzare in pratica un turno bonus. Quindi. Boom! Annientiamo questi due medium tank qui che hanno l'ardire di attaccarci. Ok, ottimo, ti avanzi qui. Artiglieria, ci pensi te? Quasi, ottimo lavoro. Allora, il lanciarazzi è qui, tipo, ok? Ok, potremmo essere in grado di tirare giù quest'antiaerea. Nava fantasca. Non siamo in grado. Ok, dunque. Te hai 3 HP, però sei più che abbastanza per. Non era più che abbastanza. Che qui posso anche vedere cosa può valere la pena di fare, perché potrebbe essere interessante tra poco effettivamente. Vabbè, intanto iniziamo a attaccare questa giuntura. E poi appunto iniziare a trasportare una fanteria verso il quartier generale, o meglio il laboratorio nemico per vincere, no? Quindi sì, direi che per il momento si può finire il turno. Eccola che arriva il lanciarazzi. La sua antiaerea sta scappando. Ok, dunque, la prima cosa che voglio fare è visibilità extra. Grazie. 108%. Poi. Ma dunque, nave da guerra, avvicinati qui. Perfetto. Salto 35%, grandioso. Perché ora è con 2 HP. Ok, 41%, quindi
giù questo carro armato e abbiamo sbloccato la zona centrale, insomma, questo piccolo passaggio al centro. Ok, dunque te prosegui in questa direzione. Il problema è che è sparita l'antiaerea. Cioè, è sparita l'antiaerea e non so dove sia finita. Vi voglio dare che fortuna ci ho avuto. Quindi 12.000, 12.000, aspettiamo un altro turno e costruiamo un altro bombardiere. Anche se non so quanto potremmo utilizzarlo perché iniziamo a essere corti di tempo. Quindi 49%, grandissima veicoli da ricognizione. Poi te puoi andare giù diretto e completare l'opera. Promemoria, su quella foresta lì non c'è nessuno perché l'elicottero ci è passato senza problemi. Ok, mettiti qui. Mi sa che ci conviene andare per una distruzione totale dell'esercito nemico, sapete? Perché sì. Dovremmo esserci quasi a questo punto. 27, quanti HP gli rimangono? 12, perfetto. Eccola lì l'antiaerea. Quindi 59%, il che significa che questo veicolo da ricognizione fa una strage qui. Purtroppo te non riesci a fare molto danno, ma non è un problema perché possiamo impiegare il bombardiere. No, bombardiere, ottimo. Non credo mi convenga più nemmeno investire in altre fonti, quindi direi che sì, giusto. Nel dubbio costruiamo la fanteria per eventualmente andare a conquistare il quartier generale e basta, fine operazione. A parte no, sono 2 turni, dovrei iniziare a catturarlo ora per vincere. È già il 9º giorno, devo farcela entro oggi. La mia scommessa è che quell'antiaerea lì siano letteralmente l'ultima unità rimasta in campo. E se la finiamo con un bombardiere. Ti prego, dimmi che è l'ultima unità o quasi. Era l'ultima! Sì! Beh, avete trovato il progetto del nuovo carro armato? È un modo un po' insolito per finire un livello. Cioè, finora questi livelli li avevamo sempre vinti conquistando il quartier generale. Ma qui no. Abbiamo letteralmente distrutto l'esercito e tanti saluti. Sì, pare che li abbiamo trovati. Così saremmo più preparati ad affrontare la forza nemica. Date un neo tank a questa donna. Ehi, hey, non vedo l'ora di provare i nuovi carri armati. Finalmente ho la possibilità di valorizzare le mie capacità. Lo sai che i neotank non volano, vero? Prego, Eagle, non sei un aviatore provetto tu? E infatti, sono d'accordo. Lascio che quei carri armati a un esperto del combattimento di terra, cioè a me. Chi sarebbe un aviatore provetto? Te non te ne vanti sempre? Lasciare quei carri armati nelle tue mani, carosina, significa sprecare. No! Come ti permetti? Non osare Eagle, ma chi credi di essere? Smettetela voi due, tutte le scuse sono buone per litigare. Possibile per voi carri armati siano solo un pretesto per discutere? E poi scusate, non possiamo semplicemente costruirne due, uno lo diamo a Eagle e uno lo diamo. Ah! Vabbè, e con questo si conclude la tecnica. Oddio, velocità 100, quindi non. Tecnica 90. Oh, brutto! Però la velocità 100, tanta roba, significa che non è previsto che questo livello venga vinto così tanto velocemente. Quindi, vabbè, con i carri armati vinceremo sicuramente. Anche con la nostra strategia. Ah, Hawk, hai perso di nuovo. RIP Maverick! Sì,
Sinnel salviamo e beh, con i nuovi Neotank li daremo a esattamente l'unica persona che non l'ha chiesta, vale a dire Olaf. No, non è Olaf, è Drake, non è Olaf. E lasceremo a Oak, che non è nemmeno Oak, è Maverick, lo so, a Maverick il compito di donare le sue truppe alla scienza. Sì, mi piace. Quindi, beh, fino ad allora dovrete aspettare, perché ora passo. Ci vediamo nel prossimo episodio. Nebula out.